Ciao ragazzi, buon sabato, bentornati. Oggi video preferiti nerd, non posso dirvi del mese, visto che non faccio questo tipo di video tipo da 3 mesi, perché tra le feste, tra una cosa, tra un'altra, non sono riuscito a registrarlo e quindi questo sarà un video preferiti dell'ultimo trimestre. Facciamolo passare così. Cominciamo con la categoria movie. Ultimamente in questi mesi sono andato spesso al cinema, ho visto cose abbastanza belle, anche cose abbastanza schifose. Per esempio, a novembre, film del mese sicuramente è stato Animali Fantastici e Dove Trovarli. Ho anche fatto una breve recensione del film, mi è piaciuto tantissimo, non vedo l'ora di vedere gli altri e passiamo avanti. A dicembre invece ho visto un cinepanettone, Poveri ma ricchi di Christian De Sica, che nonostante tutto diciamo che mi è piaciucchiato. Poi ho scoperto che comunque non era un'idea originale, ma era comunque un film copiato da un altro film francese, quindi anche qui ci stava un po' l'inghippo. Mi sembrava strano che mi fosse piaciucchiato un film italiano, così infatti era, non era italiano, era solamente scopiazzato, però carino. È stato godibile, non un film da ricordare, però un'oretta e mezza passata in modo piacevole. E film delusione invece di dicembre è stato Miss Peregrine. Ragazzi, anche di questo ho fatto un video, magari cercherò di lasciarvi qualche link nelle schede. E niente, quella è una bidonata pazzesca e non voglio più perdere tempo a parlare di quel film, dimentichiamolo. Passiamo invece ai film di gennaio. Ne ho visti due, il primo è L'ora legale di Ficarra e Picone, e ragazzi, una delusione pazzesca. L'idea mi sembrava carina inizialmente, poi una volta iniziato il film l'ho trovato lento, ripetitivo, recitato malissimo, non tanto da Ficarra e Picone ma da tutto il resto del cast, soprattutto il sindaco l'ho trovato davvero pessimo. E niente, non mi è piaciuto, l'ho trovato davvero pesante, mi ha annoiato dopo 20 minuti. E quindi quello lì non ve lo consiglio granché, invece vi consiglio The Founder. The Founder parla della nascita di McDonald's, di come è nata questa catena planetaria, e l'ho trovato davvero interessantissimo e fatto davvero, davvero bene, a differenza di tutti i film basati sulla vita di Steve Jobs. Ogni volta che viene annunciato un film su Steve Jobs vado al cinema carico di aspettative e ogni volta è una delusione, dal primo all'ultimo. Invece questa qui, questa biografia del fondatore di McDonald's, l'ho trovata interessantissima, fatta bene, non mi ha annoiato per niente, mi ha coinvolto ed è stato bellissimo scoprire che McDonald's non basa tutto sui panini e sulle bevande, cioè non è quello il loro guadagno principale, ma che ha un patrimonio immobiliare gigantesco, perché c'è tutto uno studio finanziario dietro, si parla di acquisizioni di terreni, si va anche un po' sul tecnico, però l'ho trovato molto molto interessante e appunto credo che funzioni ancora così, almeno ho dedotto questa cosa dal film. Non vi dico altro per non spoilerarvi tutto il film, però vi posso dire semplicemente che mi è piaciuto tantissimo. Questi film biografici sono tra i miei preferiti, in ogni caso li guardo quasi sempre perché vengono appunto dedicati sempre a personaggi molto forti, importanti per la cultura pop, e quindi spesso e volentieri vado a guardarli. Adesso andiamo a parlare invece delle letture fatte nei mesi precedenti. Allora, le mie letture preferite degli ultimi mesi sono state quelle dedicate a Miss Peregrine. Ragazzi, vi ho fatto una testa così con Miss Peregrine, ma ultimamente sono state le letture migliori. E appunto, intanto questa qui, Miss Peregrine, il graphic novel del primo libro, ve ne ho parlato anche giovedì nel, appunto in quel video extra. Vi lascio nelle schede il link se voleste saperne di più. Graphic novel davvero magistrale, ve lo straconsiglio. E poi vi straconsiglio anche i racconti degli speciali. A me, ragazzi, anche questo libro qui, non ve ne ho parlato in modo approfondito ultimamente, ma mi è piaciuto tantissimo. Intanto un aspetto che mi ha colpito tantissimo è quello grafico, partendo dalla copertina che trovo davvero molto bella, anche il verde molto azzeccato, ed è riportata anche all'interno sul cartone, cosa da non sottovalutare perché ormai non lo fa praticamente più nessuno. Poi, altra cosa che mi è piaciuta sono le illustrazioni all'inizio di ogni storia.
perché ogni storia appunto ha questa illustrazione fatta da un artista abbastanza importante che viene comunque citato anche alla fine del libro, che vi consiglio appunto anche di andare a dare un'occhiata lì, perché i suoi lavori sono davvero molto molto belli. E troviamo questa edizione dei racconti degli speciali, che è uno pseudo-biblion che troviamo anche all'interno della saga di Miss Peregrine, e questa qui è curata da Millard, che è uno dei personaggi appunto della storia. L'ho trovata molto interessante perché ci sono delle storie inedite naturalmente che non abbiamo mai letto nella saga, e due su tutte: la prima, quella che parla della prima Imbrin, che quindi ci va a raccontare come sono nate le Imbrin. E posso dirvi, vi faccio un piccolo spoiler, che una cosa che mi ha colpito molto è scoprire che le Imbrin non sono degli speciali che riescono a trasformarsi in uccelli, ma è il contrario, sono degli uccelli che riescono a trasformarsi in esseri umani. Questa cosa non era mai stata accennata all'interno dei romanzi. Mentre un'altra storia sempre molto interessante, che invece viene accennata nel secondo, terzo volume, credo il secondo comunque, è quella dei piccioni di St. Paul. Molto interessante anche quella, ma devo dirvi che tutte non annoiano, sono davvero molto interessanti, hanno una morale, ve lo straconsiglio. Costa 18 euro, naturalmente vi lascio il link sotto nell'info box. Questa ottima lettura dei mesi precedenti. Adesso parliamo di serie TV. Allora, anche in questo caso vi parlo di serie TV che mi sono piaciute e di una che mi ha un po' deluso. Questo video sta prendendo una piega strana, erano i preferiti, ma è diventato un po' preferiti e epic fail, non lo so. Comunque, intanto la prima serie che mi è piaciuta tantissimo, vista nei mesi scorsi, è The Crown. Ragazzi, ve la straconsiglio, la trovate su Netflix, la prima stagione è fatta da 10 episodi e si va a percorrere la vita della regina Elisabetta. Sono previste anche stagioni successive, la seconda è già in fase di realizzazione, non vedo l'ora di vederla. E in questa prima stagione diciamo che andiamo dalla morte del padre della regina Elisabetta fino alla sua incoronazione, o comunque poco dopo. È davvero fatta benissimo, grandi attori, grande fotografia, grandi colonne sonore. Mi è piaciuta davvero tanto tanto tanto, ve la straconsiglio, soprattutto per gli appassionati comunque dell'Inghilterra, della monarchia inglese, della storia, anche del nostro paese, perché alla fine si tratta anche di argomenti come la Seconda Guerra Mondiale, troviamo Churchill. Molto molto interessante, davvero, ve la straconsiglio. Altra serie che invece mi è piaciuta tantissimo, ma molto più leggera, da 20 minuti, è Superstore. Superstore ha come protagonista America Ferrera. Per chi non conoscesse, America Ferrera è l'attrice che interpretò Ugly Betty in una vecchia serie TV. E ragazzi, fa ridere un sacco, forse anche per il tipo di lavoro che svolgo io mi posso immedesimare molto nei protagonisti, perché appunto ci troviamo all'interno di un superstore, di un supermercato, e andiamo a vivere le vicende che si vanno appunto a svolgere tra i vari commessi, tra il direttore, i clienti. Ci sono degli intermezzi che fanno morire da ridere, con clienti che fanno cose assurde all'interno dei supermercati, e molte di queste cose assurde le vivo anch'io di prima persona sul mio posto di lavoro, e quindi mi fa ridere un sacco perché è davvero molto realistica. Nonostante possa sembrare un po' forzata, vi assicuro che chi fa questo tipo di lavoro, chi ha contatto col pubblico, tutto vero. Sembra assurdo, ma tutto vero, e mi ha fatto ridere, ripeto, un sacco. Quindi serie preferite dei mesi scorsi, The Crown e Superstore. Una serie invece che mi ha deluso un sacco e che aspettavo da un bel po' è sempre una serie Netflix, una serie di sfortunati eventi. Avevo grandi aspettative, ho visto solamente i primi due episodi e mi sono già abbastanza rotto, mi sono già abbastanza stufato, perché lo trovo molto pesante, molto lento, e le puntate durano talmente tanto, dura un'ora ogni episodio, che a differenza di The Crown, che dura sempre un'ora, però ti vola via, una serie di sfortunati eventi sembra infinito, sembra davvero infinito.
Io dopo 20 minuti credevo che stesse per finire l'episodio e invece vado a controllare e ancora ne restavano 40. E niente, volevo soffocarmi col cuscino, ma poi io ho lasciato perdere la serie. Passiamo adesso all'accessorio del mese. Accessorio del mese, ragazzi, questa lampada qui mi è stata inviata da Hoki. Ho fatto anche in questo caso unboxing, recensione. Ormai non posso più farne a meno. Perché cosa faccio la sera? Io, nel buio della mia camera, mentre guardo le serie TV, guardo la TV, metto questa accanto, la lascio fissa sul colore blu e, ragazzi, potrei guardare serie ad oltranza fino a notte fonda perché mi tiene gli occhi molto più riposati e mi si affaticano di meno e ho trovato questa soluzione davvero fighissima. Naturalmente si possono impostare tantissimi altri colori, c'è rosso, giallo, verde, tutti i colori che vi passano per la testa, ma ho trovato questa tonalità di azzurro che tende al blu davvero rilassantissima per gli occhi e quindi non posso più farne a meno. Vi straconsiglio di montare dei LED colorati dietro la vostra TV, se non una lampada, una striscia di LED e accenderla mentre visionate le serie TV. Non tornerete più indietro. Pop del mese è senza dubbio il gigante del Trono di Spade. Ho faticato tantissimo per averlo, costa tipo 60 euro su Amazon, non volevo spenderci tutti questi soldi e alla fine sono riuscito ad effettuare uno scambio tra il mio slot, appunto, e il gigante. Sono contentissimo di averlo, è un'esclusiva del Comic Con di San Diego, ero convinto che non l'avrei mai avuto e invece ho avuto questa bella botta di fortuna, chiamiamola così, ed eccolo qui. Io ve lo consiglio, magari il prezzo è esagerato, quindi se riuscite anche voi a scambiarlo, a procurarlo per modi trasversi, ben venga, ma ne vale la pena perché è davvero ben fatto, mi piace molto ed è un personaggio che ho apprezzato nell'ultima stagione e mi è dispiaciuto davvero tanto quando poi alla fine, niente, non faccio spoiler. Ragazzi, pop preferito. Passiamo adesso all'oggetto potteriano preferito. Ragazzi, nei mesi scorsi ho acquistato tantissima roba potteriana, ma il mio oggetto preferito, e che penso rimarrà questo per sempre, è naturalmente questo qui. E per chi non avesse visto il video, ve lo linko nelle schede, questa è la Collector's Edition in edizione limitata Amazon di Le Fiabe di Beda il Bardo, la versione inglese. Ne ho parlato in modo molto approfondito nel video e niente, mi è costato un occhio della testa naturalmente. Non sto qui a tirarlo fuori perché ci vuole tantissimo tempo, ma ragazzi, io ve la straconsiglio. Sono davvero soddisfattissimo di questo mio acquisto e sono sicuro che non me ne pentirò mai. Quindi assolutamente questo è il mio oggetto potteriano dei mesi precedenti. Passiamo adesso ai canali preferiti dei mesi precedenti. Io, al contrario di quanto possa sembrare, non è che sto tutto il tempo a registrare, a montare video, dedico sì e no 2 giorni a settimana a questa attività, ma perdo tantissimo tempo su YouTube, guardo tantissimi video e ultimamente, nei mesi scorsi, ho scoperto 2 canali che mi piacciono davvero un sacco. Ne ho scoperti tanti altri, però questi 2 in particolare. Come saprete, a me piace tantissimo il canale di Human Safari di Nicolò. È davvero un bel canale, parla di viaggi, sicuramente molti di voi lo conosceranno già. E ultimamente assieme a lui abbiamo visto spesso e volentieri Marcello Ascani e il signor Franz. Io li conoscevo così un po' di sfuggita, li avevo appunto visti qualche volta nei suoi video, ma adesso sono andato ad iscrivermi ai loro canali e devo dire che sono davvero molto molto simpatici, mi fanno ridere, mi fanno trascorrere quei 10 minuti in spensieratezza. Il signor Franz, simpaticissimo, fa video anche molto interessanti. Marcello Ascani fa delle animazioni e sono andato a recuperare un po' tutti i My Life is a Cartoon, tutti i suoi video fatti appunto con queste animazioni. Ci ho davvero perso tantissime ore dietro a questi 2 canali, per non parlare di tutti gli altri. Quindi
Sicuramente i canali preferiti, quelli degni di nota del, comunque dei mesi precedenti, sono quello del signor Franz e quello di Marcello. Vi lascerò i link sotto nell'info box. Fatemi sapere quali sono invece i vostri canali scoperti di recente, perché sono sempre in cerca di roba interessante. Anche questo mettetelo nei commenti. E anche per questa settimana, ragazzi, è tutto. Spero di non avervi annoiato e che vi abbia fatto piacere rivedere questo video preferiti dopo qualche mese di assenza. Spero di poterli fare di nuovo con regolarità. E naturalmente fatemi sapere se vi interessano ancora. Ragazzi, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, lasciate mi piace, condividete, commentate, tutta la solita manfrina che diciamo tutti alla fine dei nostri video. Quindi ragazzi, grazie e ci vediamo martedì con un nuovo video potteriano. Ciao!